questo nuovo video. Allora, prima di tutto scusate le mie pessime condizioni, ma come ben sapete spesso filmo durante la settimana, ovvero quando vado al lavoro, quindi le mie condizioni post lavoro non sono le migliori. Non so mettermi il rossetto, lo so già, quindi per favore siate carini nei commenti, al massimo ditemi che sono bravissima a mettere il rossetto giusto per alzarmi un po' l'autostima. Allora, oggi siamo qua per fare un video sul Canada. So che non ne faccio molti ultimamente, ma appunto le cose principali, diciamo, del Canada, le cose che possono interessare le persone, ne ho già fatte. E l'ultimo video che ho fatto sul Canada è stato quello sul French Canadian, che non a tutti interessa, quindi... Però a chi interessa sono molto contenta che abbiate apprezzato quel video. Allora, oggi invece parleremo di una cosa che i miei amici magari manderanno a cagare, visto che stanno per venire in Canada e hanno già organizzato tutto, però vabbè, c'avete il mio numero. Cioè, non è che dovete per forza guardare i video per sapere cose, ecco. Ovvero, cosa visitare in Canada, quando visitare soprattutto il Canada e quali sono le cose magari da fare assolutamente in Canada. Io vi parlerò delle mie esperienze perché dovete capire che io sì, vivo da 4 anni in Canada, però non sono in vacanza in Canada, quindi io ci vivo qua, ho studiato, ho sempre lavorato, ho avuto pochissime vacanze da quando vivo in Canada, quindi onestamente non ho mai avuto l'occasione di visitare troppo del Canada. Ovviamente mi dispiace un sacco, ma allo stesso tempo dovete anche capire che il Canada è molto molto grande, le distanze sono enormi, quindi anche se volessi fare qualcosa durante il weekend non è abbastanza. Spero di visitare di più nel futuro, però per adesso purtroppo non ho visitato molto. Vi dirò anche quello che ho visitato e se vale la pena visitarlo, eccetera. Allora, primissima cosa è che in realtà tanti mi hanno chiesto, ovvero quando visitare il Canada, perché tanti hanno paura che in Canada qua faccia freddo 365 giorni all'anno. Allora, prima di tutto, voi probabilmente state vedendo il mio sudore, quindi no, in Canada non fa sempre freddo. È una cosa molto strana perché abbiamo un inverno stra freddo, ma abbiamo un'estate caldissima. L'unica cosa, diciamo, che qua in Canada non esiste è un po' la primavera, perché la primavera fa un po' quel cazzo che gli pare, ovvero che quando in tutto il mondo è primavera, qua in Canada o ci abbiamo ancora la neve, o ci abbiamo la neve che si deve ancora sciogliere, o si scioglie tutto e poi boom, tempesta di neve come è successo quest'anno. Vi dico, l'ultima neve che abbiamo avuto era fine aprile e non sto scherzando. Quindi diciamo che no, non consiglio assolutamente la primavera per visitare il Canada. Seconda cosa, io adoro l'autunno. Allora, l'autunno in Canada è la cosa migliore del mondo. Prima perché, vabbè, io non amo il caldo in generale, però dovete capire anche che il caldo in Canada è sopportabile. Abbiamo avuto delle giornate afose, assolutamente, non sto dicendo che qua non si crepa di caldo, tipo oggi sto sudando da tutti i pori, però comunque le estati qua sono molto migliori rispetto all'Italia, o almeno io parlo di Venezia. Sono molto più sopportabili qua, assolutamente, perché il caldo è abbastanza normale, cioè abbiamo un sacco di natura e anche nelle giornate comunque calde c'è abbastanza venticello, quindi si sta bene. Mentre se io posso consigliarvi vivamente di visitarlo in autunno. Se non siete amanti del freddo non vi preoccupate, perché comunque l'autunno non è ancora freddo, ovvero io vi consiglio di visitare il Canada fine settembre o il mese di ottobre, tipo da metà ottobre fino a fine ottobre. Meraviglioso, ma in generale tutto il mese d'ottobre è stupendo, infatti io riempio Instagram a ottobre perché ci sono tutti gli alberi che sono tutti colorati, diventano tutti rossi, gialli, arancioni, bellissimo, vi giuro, è uno spettacolo meraviglioso, soprattutto se si va magari anche nelle destinazioni, diciamo, dove c'è proprio... dove c'è magari solo montagna, solo alberi, però qua, anche qua a Montreal basta andare sul Mont Royal... Si vede tutta la vista della città con tutti gli alberi, meraviglioso. Quindi io, ogni volta che la gente mi chiede quando visitare il Canada, dico sempre l'autunno, però vi dico non fatevi spaventare dal freddo, perché comunque a ottobre si sta ancora bene, nel senso che non fa freddo, non c'è la neve, magari c'è qualche pioggerellina, ma non fa freddo, cioè si sta bene, ci si deve vestire sicuramente, ma si sta bene. Poi, ovviamente, se non siete amanti del freddo, quindi volete stare in vestitini, pantaloncini, magliettine e tutto quanto, assolutamente vi consiglio l'estate e più precisamente vi consiglio il mese di agosto o di settembre, perché qua il mese di settembre è meraviglioso, ecco perché l'ho deciso anche per sposarmi.
E agosto è anche un mese caldo, però si sta bene. Mentre giugno non lo consiglio, cioè giugno è un bellissimo mese perché sta appena iniziando il caldo, ma allo stesso tempo non sai mai come andrà a finire quel mese di giugno, perché alle volte potrebbe essere il mese più bello del mondo, altre volte potrebbe essere semplicemente un sacco piovoso e brutto. Quest'anno vi dirò, è stata una bellissima, bellissima estate, però per dirvi la mia prima estate in Canada, se non mi sbaglio, o la seconda, non mi ricordo, è stata un'estate di merda, perché ha piovuto sempre, vi giuro, tutta l'estate ha piovuto, non c'è stato un giorno senza pioggia, io non ce la facevo più, stavo per sclerare malissimo, perché la pioggia va bene, ci sta che ci sia la pioggia perché abbiamo bisogno di pioggia, però tutta l'estate, cioè, ma dai, soprattutto quando tutta l'estate piove e te guardi tutta la gente che sta a mare, spiaggia, in giro, ti viene un po' la depressione, oltretutto perché era un anno in cui io stavo facendo comunque, stavo ancora studiando, lavorando, quindi pure più depressione del solito, ecco. Quindi sì, assolutamente, anche luglio non è un brutto mese, però so che magari ad agosto, siccome gli italiani hanno un po' la tendenza di andare via ad agosto, agosto ve lo consiglio perché comunque qua agosto non abbiamo ferie come in Italia, cioè non c'è il ferragosto, non ci sono quelle settimane in cui la gente parte in ferie, questa cosa in Canada non esiste perché qui ci sono molti, molti, molti meno festivi, ne abbiamo tipo 3 in croce, e appunto tutte le cose sono aperte a prescindere. Quindi appunto se siete amanti dell'estate potete benissimo venire in estate e andare a visitare dei posti dove ci sono i laghi. Io per esempio non so nuotare, quindi tendo a non visitare troppi laghi perché non so nuotare. Quindi anche se potessi andare al lago, che faccio? Guardo l'acqua, ecco, quindi non ci vado direttamente. Però si può tipo venire in Canada e andare tipo gli chalet dove ci sono i laghi già apposta. Insomma, secondo me potreste fare una vacanza pazzesca. Uno, perché c'è bel tempo, fa bello, non fa troppo freddo, non fa troppo caldo, quindi si sta bene. Se siete amanti della spiaggia, è il paese, non è il paese per voi, perché sì, ci sono delle spiagge anche in Canada, solo che sono molto lontane. Per esempio, la Prince Edward Island è stupenda. Io non ci sono ancora stata, però ho la mia futura cognata, c'è stata già 2 volte, mi ha fatto vedere delle foto pazzesche, quelle ci sono un sacco di spiagge, ed è anche il posto dove hanno filmato Anna dai capelli rossi, cioè se state guardando la serie di TV di Netflix, è lì che l'hanno filmata, e lì c'è proprio anche la casetta, perché è un libro canadese che ha luogo proprio nella Prince Edward Island. E niente, quindi potete visitare quel posto. Ovviamente, per quanto riguarda i voli, se venite a Montreal siete perfetti, perché ci sono sempre voli diretti verso Montreal, da Venezia almeno, da Venezia anche da Roma, cioè sono sempre dei voli diretti, il volo è di circa 7 ore e mezza, 8 ore, e arrivate diretti a Montreal. Mentre se andate in altre città, tipo se volete andare a Ottawa, se volete andare a Toronto, se volete andare a Vancouver, farete degli scali. Allora, quello che vi consiglio io, ovviamente io siccome vivo in Quebec, giustamente vi consiglio di venire in Quebec, ma allo stesso modo so che anche la British Columbia è molto molto bella. Io non ci sono stata, quindi non vi posso assicurare, però lì anche le temperature sono migliori. Quindi magari se dite voglio andare a vedermi l'autunno, però voglio avere ancora più caldo del solito, la British Columbia è forse il posto migliore per voi. Anche lì ci sono un botto di laghi, un botto di cose. Ho intenzione di andare forse l'anno prossimo, assolutamente, perché vorrei visitarlo. Se volete andare a visitare Toronto, onestamente è stata un po' la città che mi ha delusa di più. Sono andata a Toronto 2 anni fa, credo. Ho guidato fino là, che sono 7 ore di macchina, solo di andata, che New York è più vicina, per dirvi. Non mi è piaciuta la città, non ho niente da dire, semplicemente è una città troppo caotica. Montreal è già meno caotica, stranamente, per quanto Montreal sia caotica, è comunque meno caotica di Toronto. Ovviamente Toronto è anche molto molto più costosa, quindi anche quando parlo dei costi della vita, quando parlo un attimo di quanto costa vivere qua, affitti, robe, dico sempre che Montreal e il Quebec in generale è molto meno costoso rispetto ad altre regioni. Se venite a Montreal, giustamente Montreal è una bellissima città, se riuscirò a fare un vlog per farvi vedere le cose da vedere, ma comunque se venite a Montreal potete vedere un botto di cose, potete fare un sacco di cose. Io però vi consiglio, quando venite a Montreal, sì, per l'aereo è molto comodo atterrare a Montreal, magari stare qualche giorno, però c'è Quebec City, che è la città di Quebec, appunto, siete sì, nella regione di Quebec, con la città che si chiama Quebec, che è bellissima, perché è una città, è la città più vecchia del Canada. Ovviamente quando diciamo più vecchia ci viene da ridere noi europei che abbiamo una storia di 3 milioni d'anni, però comunque è la città più vecchia del Canada. Ed è stupenda perché è molto, molto
molto sullo stile europeo, perché appunto fu colonizzata, se non mi sbaglio, dagli inglesi o dai francesi, non mi ricordo adesso, non vorrei dire stronzate perché la storia del Canada non l'ho ancora studiata bene. E quindi ha uno stile molto molto europeo, ma anche Montreal, c'è una parte della città che si chiama Vieux Montréal, che è molto sullo stile europeo, c'è il porto, insomma è molto molto bello. Ci sono delle parti di Montreal che sono stupende, poi ce ne sono altre che sono meno stupende perché fanno sempre i lavori in questa città, sempre e comunque. Quindi Quebec City la consiglio assolutamente, c'è il castello, c'è il Château de Frontenac che è stupendo, ovviamente avete anche la vista sull'acqua, insomma se visitate anche il Vieux Québec, quindi il vecchio Québec, meraviglioso, se riuscite a stare in un hotel nel vecchio Québec, stupendo. Poi ci sarebbe Ottawa, che sarebbe la capitale, che è una città minuscola, non c'è molto da fare a Ottawa, però è una città molto bellina e c'è il Parlamento. L'unica cosa è che il Parlamento l'anno scorso ha chiuso per fare dei lavori. Non so se sia ancora chiuso, il bello che io quando ho fatto l'ultima volta che sono andata a Ottawa, che è stato l'inverno scorso, ci hanno detto che eravamo fortunati perché eravamo gli ultimi visitatori dell'anno, perché hanno chiuso il Parlamento per 10 anni. Però ho visto da poco qualcuno che era andato al Parlamento e ero tipo, ma non avete chiuso per fare lavori? Quindi non capisco molto, però se avete l'occasione, se il Parlamento è aperto e potete visitarlo, fatelo assolutamente perché è gratis. Qui a Montreal invece c'è, se volete andare a visitare i musei, c'è il Museo delle Belle Arti che è molto carino, se no anche a Toronto c'è il Museo delle Belle Arti che è meraviglioso, io ero sconvolta. Poi ovviamente a Toronto c'avete anche le cascate del Niagara, posso dirvelo, sono rimasta molto delusa da questa cosa perché me lo immaginavo tutt'altro. So che molti non sono rimasti delusi dalla cascata del Niagara, io sono stata delusa perché dalle immagini che vedevo tipo oh my god, invece poi se arrivi là e sei tipo interesting. Un'altra cosa che dovete assolutamente fare quando venite in Canada è mangiare la poutine, ovviamente, mangiare la poutine che è un piatto tipico del Quebec. Quindi se riuscite a mangiarla a Montreal, meglio, non mangiatela tipo a Toronto o a Vancouver, quelli non capiscono niente. Quindi sì, è un po' come la pizza, diventa un po' tipo i napoletani che dicono solo la nostra pizza è vera, voi siete stronzi. No, vi giuro però che io ho mangiato la poutine anche in altre città, no. A Montreal c'è anche un posto nel Vieux Port, quindi vabbè, se proprio venite a Montreal scrivetemi, vi do tutti i nomi possibili, o se riesco a fare un video con i nomi proprio vi faccio vedere. Però sì, la poutine va assolutamente mangiata. Un'altra cosa che dovete assolutamente fare è fare il brunch. Se siete già stati in Canada o in America, sapete già che il brunch è una cosa molto molto comune, lo vediamo sempre nei film, lo vediamo sempre nelle serie TV, e il brunch è la cosa più bella che esiste. E se venite qua a Montreal o comunque in Quebec, c'è il marchio, non so come si chiama, una catena che si chiama Allo Mon Coco, che è meravigliosa. I ristoranti da brunch solitamente aprono molto molto presto al mattino, quindi sono tipo aperti dalle 5 del mattino, dalle 6 una cosa del genere, chiudono verso le 2 o le 3 di pomeriggio, quindi se potete andare a fare il brunch, bellissimo, perché non pagate granché, mangiate come piccoli porcelli, tipo il caffè incluso, voi vi prendete un piatto di cose salate, di cose dolci, oppure prendete anche un mist, e se mangiate verso le 11 mezzogiorno siete a posto tipo per tutto il giorno. Quindi sì, assolutamente brunch da fare, insomma quando venite in Canada ammazzatevi di cibo, un po' come se vai in vacanza, no? Un'altra cosa che dovete sapere quando venite in Canada, io l'ho già detto, però mi piace ripeterlo, è il fatto che qua si dà sempre la mancia quando si va nei ristoranti. Ovviamente vale per i ristoranti, non tanto per i takeaway, non tanto per i post dai caffè, quindi per esempio se andate da Tim Horton, ecco, se venite in Canada andate anche da Tim Horton, che è un posto bellissimo, dove potete prendere il vostro caffè, potete mangiare tante belle ciambelle e mangiate le cose che si chiamano Timbits, che sono delle palline così, sono praticamente palline di burro, cioè non so, sono tipo delle palline che sono fatte con i resti delle ciambelle, sapete tipo quando si fa il buco alla ciambella, ecco quella parte che rimane, queste sono le Timbits, poi loro le fanno con diversi sapori. Infatti quando arriva l'autunno, meraviglioso, perché quando arriva l'autunno prima di tutto arrivano i pumpkin spice latte ovunque,
ci farò un video quest'anno assolutamente su questa cosa. E poi fanno un sacco di gusti diversi autunnali, perché i canadesi amano l'autunno, dovete capire questa cosa. Stavo dicendo che appunto se andate da Tim Horton, se andate in un takeaway, tipo un Tyson, tipo una cosa simile, non dovete per forza lasciare la mancia, potete lasciarla. Se invece comandate quando siete a casa, la mancia diciamo che è automaticamente inclusa, cioè nel senso vi fa vedere che è un 10% di mancia, quindi sta a voi decidere se darla o meno. Se mi spiego bene, è meglio vista come cosa se la date, ecco. E invece per quanto riguarda i ristoranti, la mancia si dà sempre, a meno che voi non avete avuto un servizio di merda, la mancia si dà sempre. Io ho fatto un video sui ristoranti, ve lo lascerò linkato, perché è un video abbastanza vecchio, di quando facevo la cameriera, quindi ero molto molto accesa in quel video. Però sì, diciamo che poi i camerieri vengono pagati meno rispetto al salario minimo, quindi per questo che diciamo che si vive di mancia. Anch'io per prima ho fatto la cameriera e so quanto strago l'è, quindi solitamente quando io mi sono ormai abituata a questa cosa, giustamente spesso ti gira un po' le palle, ecco perché io non mangio tanto fuori, perché vai là e paghi il cibo e ci sono le tasse e poi c'è la mancia e non ti sta qua il cibo, ecco, perfetto. Poi quindi oltre alla mancia ci sono anche le tasse che voi vedete, quindi quando voi vedete un prezzo in un negozio, in qualsiasi posto c'è un prezzo, quello non è il prezzo finale perché vengono aggiunte le tasse dopo sulla cassa. Questo è importantissimo, perché io sono stata sconvolta 3 mesi prima di capire questa cosa, giusto per dirvelo. Ultima cosa che voglio dire è il fatto dei vestiti. Tanti mi stanno chiedendo, ma come mi vesto se vengo in Canada, se vado in quel mese là? Vi dico, qua in Canada fa caldo, da giugno fino a ottobre fa caldo, ottobre magari inizia il periodo delle giacchettine, dei cappottini, degli stivaletti e tutto quanto, ma poi per il resto fa caldo. Ovviamente ogni volta che partite in viaggio cercate di avere con voi comunque delle cose di sicurezza, tipo scarpe chiuse, una giacchetta e cose simili. Ovviamente se venite a novembre, dicembre, lì dovete imbottirvi perché fa freddo, e gennaio e febbraio non lo consiglio a nessuno come mesi per visitare il Canada. E pensate, io ho visitato il Canada la prima volta a gennaio. Perché? E niente, quindi se venite durante l'inverno significa che vi piace davvero l'inverno, però anche durante l'inverno ci sono un sacco di cose da fare. Io ho fatto un video per quanto riguarda le attività invernali che si possono fare, ve lo lascerò linkato. E niente, io chiudo il video qua perché ho parlato un botto, spero che questo video vi sia stato utile, più o meno, perché ho detto delle cose random, una lista che boh, nella mia mente questo video funzionava meglio. Vabbè, se avete comunque domande fatemelo sapere, se avete tante domande perché non mi sono spiegata bene, magari farò un altro video a riguardo. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!